A Cortona, quest'anno a Kilowatt, tra le cose che siamo più orgogliose di presentare, c'è senza dubbio questa 3 giorni di convegno dedicata al digitale. Si chiama Chi ha paura del digitale? È un'occasione per riflettere, parlare, scambiare pratiche su quelle che sono le arti performative digitali, che sono una novità che tocca anche il mondo delle arti performative dal vivo. Per quanto riguarda gli spettacoli, ci sarà sempre la piazza con gli spettacoli di circo, quindi spettacoli tout public, di circo contemporaneo, che ospitano artisti che vengono da tutta Europa, quindi è anche un'occasione di internazionalità, come poi nella vocazione di Cortona. Nel pomeriggio di nuovo riproporremo la stand-up comedy in versione italiana con alcuni dei stand-up artisti e artiste più conosciuti e più famosi in Italia in questo momento. E poi probabilmente uno degli spettacoli di cui siamo più orgogliosi di parlare e di raccontare è lo spettacolo di Claudia Castellucci della Societas Raffaello Sanzio, che sarà poi a chiusura, nella giornata di chiusura del Festival a Cortona. Kilowatt Festival torna per il secondo anno consecutivo a Cortona con grande gioia, con grande piacere, quindi dopo i primi giorni che saranno dall'11 al 15 luglio a Sansepolcro, a Cortona ci saremo dal 19 al 23. E il festival ospiterà nella parte cortonese più di 30 spettacoli di teatro, danza, circo contemporaneo in molti spazi della città, dalla Piazza del Duomo, Teatro Signorelli, Complesso di Sant'Agostino, e quest'anno ci sarà anche la danza urbana a fine pomeriggio nella Piazza della Repubblica. E uno degli eventi che mi piace segnalarvi è un convegno che dura 3 giorni, dal 19, 20 e 21 luglio, sul digitale nel mondo delle performing arts. Quindi, insomma, una visione verso il futuro, come un po' Kilowatt vuole essere, come anche la città di Cortona è sempre più propensa a essere. Allora, presentiamo oggi il Festival Kilowatt che si svolge nel mese di luglio tra Sansepolcro e Cortona, un festival alla 21ª edizione molto consolidato che nasce dal tessuto a maglie strette dell'attività che anche la Regione Toscana sostiene delle residenze teatrali. Un festival fortemente internazionale con ospiti nazionali e stranieri che può essere un'ottima proposta culturale per i cittadini toscani e anche per attrarre turisti e percorsi internazionali. Legato al festival c'è un importante convegno internazionale, Chi ha paura del teatro digitale, una sfida molto interessante che ci consentirà di fare una riflessione molto approfondita e molto veramente di qualità su questo tema che è il tema del momento, ma che ha bisogno di riflessioni importanti perché con il digitale muta anche la creatività, quella multidisciplinare che è la creatività che accompagna il festival. Kilowatt Festival finalmente ha i nastri di partenza per questa seconda edizione a Cortona, con un format ancora più ricco e che insisterà sul tessuto cittadino di Cortona. Sarà un evento anche molto interessante dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, infatti importantissimo sarà una 3 giorni, un convegno che parlerà appunto del teatro digitale. Credo che sia un evento importante per far conoscere questa nuova forma di espressione ad un pubblico ancora più ampio.